Sono Massimo Coloru, sono il responsabile tecnico dell'Elite Scout, scuola di sopravvivenza di tipo militare. Raccontaci un po' diciamo, il tuo background, cioè nel senso hai fatto il militare, Da dove è nata, diciamo, questa passione, se vogliamo definirla, esatto. ecco, un po' così. L'avvicinamento a questo settore, quindi l'approccio con la natura e il sapersi gestire in essa, mi è stato inculcato fin da ragazzino, perché mio padre era un grande campeggiatore. Fin da Bello. piccolo sono stato a contatto con questo tipo di situazioni, quindi tende, sacchi a Con la pelo, natura. con la natura, già. Poi col crescere, niente, ho cominciato da autodidatta a documentarmi sui libri, riviste di settore che hanno continuato a stimolare la mia curiosità inerente a questo tipo di tema. Ho cominciato a sviluppare quelle che sono le prime competenze, fino a poi a diventare, dopo il servizio militare, ad approfondire la materia in maniera un po' più pratica, anche con escursioni in solitaria di un certo livello, che mi hanno portato poi a mettere in pratica tante cose che venivano studiate, che leggevo, che studiavo. Le ho messe poi in pratica in delle situazioni reali. Sono ufficializzato prendendo un accredito nazionale come istruttore di sopravvivenza 10 anni fa. Quindi sei un istruttore di sopravvivenza, in realtà, Sì, giusto? ci provo. Un'altra cosa, oltre a insegnare, hai mai avuto te un'esperienza appunto di sopravvivenza estrema? Con la mia certificazione da istruttore dopo il corso, mi sono forzato ad una permanenza di 4 settimane sulle Alpi Marittime per testare appunto le capacità di sopravvivenza e sperimentare quella che è la sopravvivenza dello stile cacciatore-raccoglitore, diciamo, no? Sei partito senza niente, nel senso solo con le cose essenziali, lo zaino, la tenda, giusto qualcosa per cucinare, ecco, ma senza dell'acqua, senza portarsi del cibo, hai dovuto comunque cacciare. Sì, sono partito con un equipaggiamento limitato a quello che può essere un kit di sopravvivenza, sacco a pelo e un telone. Non avevo tende, avevo solo un poncio. Ok. Quindi ti sei creato anche quello, diciamo, ti sarei creato anche un riparo, tutto. Sì, esatto. Una volta che ho trovato il sito, dopo 3 giorni di ricerca, ho trovato il sito secondo me idoneo, a 1700 metri di quota, in prossimità di una grossa sorgente d'acqua, e ho fatto bivacco lì, ho bivaccato lì, ho fatto campo lì, per 4 settimane. Mi sono portato sostentamento alimentare per i primi 4 giorni. Dal quarto giorno in avanti ero con quello che riuscivo a reperire, con quello che riuscivo a farmi durare di quello che avevo dietro. E sono riuscito ad arrivare Però. fino a 4 settimane. Ma anche animali, cioè solo vegetali o anche animali hai dovuto mangiare in quel periodo? Partiamo dal presupposto che la caccia, questo tipo di situazione, è vietata nello Stato italiano. Si sta parlando di bracconaggio. Quindi non è una cosa possibile, cioè non si può andare in un bosco e mettersi a cacciare liberamente gli animali. Quindi non fatelo perché è vietato. Però sicuramente potete provare a raccogliere quelle che sono le erbe spontanee, insomma, e arrangiarsi un po' con quello che si trova, lumache, certole o funghi. Quindi hai vissuto da vegano praticamente per 3 settimane e più. Tutti si lamentano che non sanno come perdere peso. Io ho perso 10 kg di peso. A livello calorico praticamente mangiavi poco, diciamo, Ormai quindi è ovvio che hai ti perso muovevi peso. tanto, i Esatto, sapori, le sì. cose. Esatto. Comunque non è facile. Poi una cosa volevo chiederti, ma in che periodo anche tra l'altro sei andato? Sono andato nel mese di luglio. Luglio è già Vabbè, buono, luglio ci buono. sta. Guarda, se il peso lo perdi sicuro, perché comunque dopo un numero di giorni il corpo inizia a nutrirsi di se stesso, se non ha nutrimenti. Inizia a catabolizzare. Sì, hai sofferto tanto la fame in queste settimane? O riuscivi in qualche modo a non pensarci? Allora, la parte dura sono i primi 10 giorni, poi l'organismo si adatta e funziona con poco, però è anche poca energia, perché io praticamente avevo forza soltanto fino alle 2 del pomeriggio, poi dalle 2 alle 4, alle 5 dovevo dormire Beh, perché non avevo certo. energia. Sì, lì bisogna cercare di risparmiare il più possibile appunto le energie. Sì, però l'organismo Cercare si di. adatta, eh. Se riesci a superare quella parte di tempo che va da 1 settimana a 10 giorni, poi non senti più niente, cioè ti adatti a quella situazione, l'organismo funziona, non stai male, stai male solo in quel primo periodo di tempo. Comunque, visto che siamo noi molto collegati, vedi, con i social, in questo mondo, fare un'esperienza del genere, quindi di un mese in questo caso, cioè potrebbe aiutarti a livello anche mentale, magari stare un po' da solo, con i tuoi pensieri, dovertela cavare, potrebbe funzionare, al di là che uno dimagrisce o non Sì. dimagrisce, proprio ritrovare se stessi, secondo me, è una cosa che potrebbe aiutare tanto, capire veramente chi siamo, insomma. Secondo te, un giovane di oggi che è abituato appunto con i social, riuscirebbe a farcela? Devo dire che quando ho fatto la mia esperienza era il 2012. Eravamo anche in un altro stato,
contatto, diciamo, con il telefono. Ha portato un telefono di quelli basici, proprio quello con la tastiera, per intenderci. Quindi non avevo niente. Sì, 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 certo. Un telefono di oggi non servirebbe neanche a niente, perché come lo carichi? Cioè, sarebbe impossibile caricarlo. No, avevo, mi ero portato un caricabatterie solare. Poi avevo scelto anche quel tipo di telefono, perché comunque una volta a carico la batteria durava una settimana. Poi il 3310, usi quello, lo usi anche per cacciare. Ah, con quello ci spacchi pure le pietre a metà. Usi come, sì, usi come coltello, come tutto lo usi. Sicuramente il disintossicarsi un po' dalla tecnologia una volta ogni tanto può solo che far bene. Va bene. Io in particolare, che sono anche quasi drogato, perché a volte mi rendo conto che apro il telefono, scorro un po' la home, chiudo il telefono. Apro Instagram, scorro un po' così. Però, questo in realtà, se stai a guardare, ci sarebbe di... questa cosa in realtà, te lo, perché apri il telefono lo fai? Perché semplicemente perché primo sei abituato a farlo, e secondo perché probabilmente non stai facendo niente, un'altra cosa da fare, quindi lo fai. Perché per esempio, vedi, l'altro giorno mi sono messo lì a fare il barile, io il telefono non l'ho aperto dalla mattina fino alla sera che stavo lavorando. Ma io sono così, cioè, se sto facendo un qualcosa, vado in un bosco e devo sopravvivere, io probabilmente sarei in grado di stare senza telefono, anche mentre mi alleno. Mi piace tenere il telefono, c'è proprio una distrazione. Se non ce l'ho mi sento male, purtroppo. Però se analizzi la situazione, noi siamo in un contesto di sopravvivenza, quindi siamo in un bosco. Comunque a connetterci poi con le persone. Il momento di rilassamento mentale che ti porta a ritornare alle vecchie abitudini, perché comunque non sei sempre concentrato nel sopravvivere. Hai anche il momento dove. Sì, no, quello è vero, quello è vero. Se stiamo a analizzare il vero survival, preferirei avere un coltello piuttosto che un telefono, ecco. Ecco, tu cosa pensi dei giovani d'oggi che usano la tecnologia, schiavi come me del telefono? Che non sono schiavi solo i giovani, sono anche i meno giovani che ormai sono dentro. Certo, sì. Siamo dipendenti, ormai il sistema ci ha messo nella situazione di non poterne farne a meno. Se vogliamo andare avanti dobbiamo utilizzarlo. È lo strumento che abbiamo adesso per evolvere. Poi un'altra domanda che c'entra poco con la tecnologia. Tu hai fatto una missione in Africa di antibracconaggio. Vuoi raccontare un po' questa esperienza? Da 5 anni sono un ranger volontario nelle unità antibracconaggio in Africa. L'anno scorso sono tornato dalla mia seconda missione di 6 mesi da Sudafrica a questo servizio, che svolgo sotto un'importante organizzazione sudafricana che si chiama ICORP. Occupo questo posto, dentro questa organizzazione, come ranger volontario, e ci occupiamo appunto della protezione degli animali, di tutti gli animali, dai bracconieri in Africa. Quali sono, secondo te, le caratteristiche che deve avere una persona, diciamo, per sopravvivere? Per sopravvivere non è che deve avere una cosa in particolare. L'istinto di sopravvivenza ce l'abbiamo tutti. L'istinto di sopravvivenza ce l'abbiamo tutti, però non tutti lo sanno utilizzare nel modo corretto o lo sanno sfruttare. C'è chi si arrende prima di altri. Se parliamo a livello personale, di persona proprio, dell'individuo. Se invece parliamo di qualità, quello che è una qualità di un uomo che riesce a sopravvivere è il saper affrontare ogni problema in maniera intelligente. Quello che ci ha fatto arrivare oggi nell'essere umano non è la forza o la velocità, è la nostra testa. Se noi riusciamo ad affrontare i problemi in maniera razionale e lucida, aumentiamo la nostra percentuale di successo. Però sai, quando sei a certi livelli di disidratazione non capisci più niente. Ci sono dei livelli di stress mentale e fisico che portano l'essere umano a fare degli atti sconsiderati. Non sei mosso da certi istinti. Come adesso mi viene in mente il cannibalismo. Però lì l'uomo ha usato l'intelligenza. Ma anche lì, sai, ci sono persone che sono morte, che non sono riuscite a bypassare questo blocco psicologico. Chiunque in un contesto estremo potrebbe sopravvivere oppure no? Chiunque potrebbe appunto tirar fuori questo spirito di sopravvivenza oppure no? Allora, in un modo o nell'altro, magari non proprio in egual misura, ma bene o male tutti di fronte a una situazione estrema cercheranno di reagire in qualche modo, è ovvio. A seconda anche della situazione, perché bisogna anche capire che cosa stai affrontando. Sicuramente ti posso dire che ci sono state delle persone che non avevano nessuna competenza di sopravvivenza, nessuna, eppure sono riuscite a sopravvivere a degli eventi estremi, mentre altri con addestramento sono morti. Statistica comunque dice che la persona comune, 8 persone su 10 in una situazione estrema, non ce la fanno.
quando una persona si trova a fronteggiare un qualcosa di nuovo, nella sopravvivenza non è così frenetico come nella vita di tutti i giorni. A volte mi è capitato a me, no, di aver bisogno di un qualcosa, però io non avevo subito la risposta a questo bisogno, perché magari era una cosa che non avevo mai fatto. Cioè, mi è capitato di sedermi e cominciare a pensare. Quando tu vai a fare questo lavoro, nel tuo cervello si vanno ad aprire tutto i file della tua vita, possono tornarti utile per risolvere quel problema. La testa funziona come un computer, ragazzi. Allora, ti fermi un attimo, cominci ad analizzare nella tua testa tutti i tuoi ricordi che possono essere inerenti a questa cosa, o perlomeno che ti possono avvicinare a risolvere questo problema. E poi inizi a sperimentare, è lì che impari. Ti faccio un esempio stupido. Io lì, quando sono stato lì le 4 settimane, volevo un forno. Oltre al fuoco, volevo un forno per poterci scaldare le cose, cucinarci. Chi l'ha mai fatto un forno? Ho pensato a come è fatto il forno e ho cercato di riprodurlo. L'ho fatto con le pietre e il fango, come un camino di casa, diciamo. Ho preso una pietra piatta, l'ho usata come portellone, ma a me nessuno mi ha insegnato a fare il forno. Però nella tua testa tu lo sai come è fatto, e quindi inizi a provare, sperimenti. Adesso, se dovessi farlo, parto senza pensare, perché l'ho già fatto. Quali sono i 3 oggetti indispensabili che porteresti? La dico io, poi la dice lui, poi la dici tu. Allora, io porterei un coltello, il telefono, della vasellina. Sicuramente, anch'io coltello, assolutamente un coltello. Un bel acciarino in un contesto del genere mi piacerebbe molto. Porterei il pull and dip, almeno faccio un po' di trazione. Vabbè, massimo, ci becchiamo, tu mi dai l'acciarino, io ti do la vasellina, siamo a posto. Guardiamo. Quali sono i 3 oggetti che porteresti con te? Porterei, vabbè, sicuramente il telefono è la scelta giusta, Portare il telefono è una scelta giusta. Perché per chiedere aiuto, la prima cosa è chiedere soccorso, è una cosa fondamentale. Poi porterei una maschera da sub, per procurarmi il cibo, per procurarmi il cibo in acqua. Visto che sono su un'isola, c'è il mare. E il mare è una fonte, una risorsa. È un contenitore d'acciaio per potabilizzare l'acqua. Sai cos'è? Il concetto è quello che tu ti devi portare cose che non puoi replicare in natura. Più che l'acciarino per accendere il fuoco, perché comunque l'acciarino si consuma. L'ideale sarebbe una lente di ingrandimento e usare l'energia del sole. Quella è infinita. Vuoi dare un messaggio, qualcosa, quello che vuoi, insomma. L'unico consiglio che posso dare a livello sociale, ragazzi, mantenete la mente lucida e non fatevi condizionare. Fatevi imbeccare da terzi. Avete un cervello, usatelo. Va detto oggi che noi vogliamo sempre appunto apparire per avere il like, avere la visualizzazione, ma poi in realtà è tutto finto, è tutto... Diciamo, non è la realtà. Questa è una cosa molto importante. La realtà è ben altro. Esatto. Possiamo dire che martedì 9 febbraio uscirà il Gorilla Survival, quindi uscirà il video del Gorilla Survival con il nostro Max.